Questo è il mio quaderno dei collage. Se sentite dei rumori di sega elettrica, non vi preoccupate, sono i miei vicini, è il 1° maggio, ma continuano a lavorare incessantemente. Il quaderno dei collage raccoglie pezzi di stoffa, masking tape, ricordi di viaggio. Questi vengono dal Giappone. Parti di medicine trasformate, cuori ormai incollati, fatti con gomma di guanto. Ricordi, ricordi, ricordi. Altri ricordi come la mostra di 8. Parti di lavori molto belli. E pluribor, regali, soprattutto regali. Biglietti, sensazioni, come quella volta che avevo la sensazione di essere grandissima, grande e leggerissima, di iniziare poi a volare fin sul tetto per staccarmi da una situazione. Questa è stata una giornata a frantoi aperti. Questi invece sono è la seconda parte del collage, quello che non raccoglie ricordi ma crea delle sensazioni e basta, dei fogli di giornale. Secondo me i collage si dividono in due parti, quello per raccogliere le sensazioni, un metodo espressivo, e quello per raccogliere dei ricordi, quindi tutti i regali che ci hanno fatto, le mostre cui siamo andati, una giornata particolare. Sono entrambi dignitosi e bellissimi. Poi questi sono stati tutti i miei regali, le carte dei regali ricevute a Natale. Questi invece sono pienamente giochi con i ritagli di giornale. Per finire con questa sirena. Finito il quaderno. E voi ce l'avete un quaderno di collage?